Il fondo di stabilità debutta sul mercato del debito europeo con la vendita di 2 miliardi di euro di obbligazioni a 3 mesi per finanziare i prestiti ai paesi contagiati dalla crisi. I buoni italiani invertono l'andamento e salgono per il terzo giorno consecutivo in seguito all'acquisto effettuato sul mercato secondario dalla Banca Centrale Europea. Il mercato azionario chiude in ribasso nonostante l'aumento della fiducia degli investitori tedeschi e la vendita superiore alle attese di debito spagnolo. In collegamento internet da Mantova c'è Gianluca Braguzzi, direttore gestioni e strategie di Total Return SGR. Ciao Gianluca. Dunque, Ciao Luciano, buonasera a tutti. Gianluca, debutta sul mercato del debito il Fondo Europeo per la Stabilità Finanziaria, il EFSF. European Financial Stability Facility, il fondo temporaneo, che vende l'ammontare massimo stabilito per la sua prima asta, un po' meno di 2 miliardi in effetti, 1 miliardo e 970 milioni di euro di obbligazioni a 91 giorni, a un rendimento medio dello 0,2222%, un rendimento che appunto si confronta con il circa zero delle obbligazioni tedesche e olandesi. La domanda degli investitori è stata di 3,2 volte l'ammontare venduto. Secondo le comunicazioni della Bundesbank, la banca centrale tedesca, il fondo vende debito per finanziare appunto i prestiti ai paesi a alto deficit e alto debito dell'Europa. È una manovra che era quasi necessaria, anche se io ritengo che sarebbe molto più importante lavorare sulla destinazione di questi denari più che sul problema in sé di raccogliere denaro. Beh, insomma, in un primo momento li devono pur trovare questi soldi, Sì, ma se poi vengono ridati agli stessi soggetti che hanno provocato questa situazione, che possono continuare a muoversi all'interno di un palinsesto dove tra le mille regole esistenti non ci sono quelle in grado di impedire che si possano riproporre i medesimi problemi, è evidente che non andiamo verso la soluzione del problema, ma semplicemente lo stiamo rimandando. allora, appunto, ripetiamo, questi soldi sono destinati, sono raccolti per poi essere prestati ai paesi a più alto deficit, a più alto debito in Europa. Con le obbligazioni del Fondo di Stabilità che hanno un rendimento tutto sommato notevole, nonostante lo 0,2222, però è comunque sopra le obbligazioni olandesi e tedesche, che sono quelle che rendono meno di tutti perché sono quelle in cui ci si rifugia di più, qualche soldo, insomma, si dirige. Insomma, c'è stata un'ottima domanda, 3,2 l'offerta in vendita, Gianluca. Sì, ma ripeto, io ero fiducioso e ritengo che sia una mossa che era probabilmente, non credo fosse l'unica possibile, ma era una mossa da fare ed è stata fatta. Però ribadisco che mi piacerebbe sapere che questi denari vanno a finanziare la ripresa dell'economia creando una struttura che sia direttamente rivolta al finanziamento delle aziende e dei cittadini. Assolutamente senza venir meno ai principi di merito creditizio che per decenni hanno assicurato a livello generale un sistema bancario globale assolutamente affidabile, perché resto convinto che questa crisi sistemica parta dalla crisi del sistema finanziario e si riverberi sui governi e non viceversa. Le obbligazioni tedesche calano e danno la spinta più forte della settimana ai rendimenti dopo l'asta appunto del fondo di stabilità. Il biennale sale di 4 punti base, lo 0,04%, fino al 0,29%. Dunque, tanto per confrontare i rendimenti, il fondo di stabilità lo 0,2222 per 3 mesi e il biennale tedesco allo 0,29. I rendimenti tedeschi salgono anche in seguito all'aumento della fiducia degli investitori, del cosiddetto indice ZEV,
del Centro per la Ricerca Economica Europea, il centro che si chiama ZEV appunto in Germania. L'indice è un sondaggio fra investitori e analisti e tende a raggruppare le aspettative degli investitori e degli analisti che tendono a predire lo sviluppo dell'economia nei prossimi 6 mesi. Sale fino a meno 53,8. Dal minimo di 3 anni di meno 55,2 di novembre. Gli economisti avevano stimato un calo sempre a 55,8, dunque sale anche oltre le aspettative degli economisti che si aspettavano invece peggiorasse. L'indice ZEV registra appunto il primo aumento dall'inizio dell'anno e promette, proprio perché tende a guardare in avanti, e promette una qualche stabilizzazione delle aspettative future dopo il calo dovuto al panico della crisi del debito. Sì, la Germania è un mondo a parte, lo sappiamo, ha una situazione interna completamente diversa da quella della maggior parte dei paesi area euro. Questo indice che misura la fiducia aumenta, quindi dimostra che anche il sentiment dei cittadini e delle aziende è completamente diverso in Germania rispetto a tante altre aree d'Europa e soprattutto non dimentichiamo a livello borsistico. Lo stesso indice DAX è composto per lo più da aziende che puntano alla produzione piuttosto che non aziende o banche che fanno finanza. Arriviamo in Italia con i buoni che salgono per il terzo giorno, salgono dopo che invece scendevano, poi sul mercato si espande la voce che la Banca Centrale Europea ha acquistato i valori italiani e dunque arriva a salire, causando un ribasso del rendimento di 22 punti base fino al 5,63%, dopo che erano saliti fino a erano saliti di circa 28 punti base, dunque recuperano qualcosa in confronto all'aumento precedente i rendimenti sul biennale italiano. Le obbligazioni spagnole avanzano, la Spagna vende più di quello che intendeva vendere, 4 miliardi e 940 milioni di euro di debito a 12 e a 18 mesi. Pensava l'obiettivo era di venderne 4.250. La situazione, diciamo che nelle prime ore della giornata soprattutto si è sviluppata in questa direzione. Poi, nel corso del pomeriggio, man mano, l'evoluzione è stata un po' meno brillante. Bisogna vedere se si tratta solo di una piccola fase di ripensamento o se di nuovo ci troviamo di fronte all'anticipazione di un'inversione che, visto che la maggior parte delle manovre correttive dei possibili elementi di contrasto di questa situazione di crisi sono già stati messi in campo, potrebbe avere degli effetti veramente devastanti. Gianluca, a dispetto della debolezza dei paesi periferici, diciamo dei loro mercati secondari, pare che le aste di obbligazioni stiano performando abbastanza bene, forse anche grazie alla domanda interna dei paesi del Sud Europa, Italia, Spagna principalmente. Sai, è un problema di bersaglio, no? Nel momento in cui il bersaglio si sposta, ovvero il mirino, cambia bersaglio, è evidente che può capitare che un'asta spagnola vada via liscia e che dia l'impressione, più che altro psicologica, perché se parliamo di volumi, di cifre, non siamo certo sulla strada della soluzione dei problemi, però può darsi che dia la sensazione di avere invertito il trend, ma la cosa non è esattamente così. Sì, perché infatti diciamo, pur non sapendo come possono andare le aste future di obbligazioni, i tentativi futuri degli stati per vendere debito e finanziarsi, possiamo dire che la prova è che la domanda ancora c'è. Sì, la domanda c'è, i risparmi da collocare ci sono, io valuto come un fatto molto positivo che ci sia una ripresa di interesse nei confronti dei governativi anche più esposti dell'area euro, perché comunque ritengo sempre
minore rischio sui debiti sovrani che non in quello dell'area corporate, per intenderci. Anche se anche nel corporate bisognerebbe distinguere tra le varie tipologie di aziende e tra quelli che possono essere le loro effettive situazioni patrimoniali. Il mercato azionario chiude in ribasso, un ribasso tutto sommato moderato, nonostante l'aumento della fiducia degli investitori tedeschi di cui abbiamo parlato e anche la vendita superiore alle attese del debito spagnolo. Pesano banche e assicurazioni. Sì, si è imbruttito proprio nella seconda parte della giornata, senza una particolare motivazione, e improvvisamente i listini hanno cominciato a perdere quota. È una situazione che si ripete di frequente, talvolta i mercati americani fanno da propulsore a delle neriggiate, diciamo, di crescita, talvolta invece fanno da contrappeso e da zavorra e aiutano i listini europei a ritracciare e andare addirittura come oggi in campo negativo. Motivazioni plausibili non ce ne sono, anche sui mercati azionari, come già sull'obbligazionario, siamo veramente sull'orlo del precipizio. I tuoi indicatori che dicono, Gianluca? Dicono che ogni momento potrebbe essere buono per vedere i mercati iniziare a risalire, ma se questo non dovesse accadere, se si tira ancora un pochino la corda, si va verso un periodo prenatalizio disastroso e soprattutto questo sarà poi il propellente per un anno 2012 altrettanto complicato quanto il 2011. Che cosa ti fa pensare che siamo sull'orlo del precipizio? Ma il fatto che molti punti nodali sono stati toccati. C'è stata l'illusione di poter assistere a un'inversione non tanto di lungo termine, ma perlomeno di medio termine, e poi purtroppo queste ipotesi, queste situazioni non si sono confermate. Quindi quando i prezzi vengono respinti, vuol dire che la mole dei venditori è ancora piuttosto massiccia, che determinati prezzi non sono valutati ancora adeguati per intervenire, per sostenere un andamento duraturo dei corsi al rialzo, e quando il mercato poi torna a scendere, il livello dove ritroverà un equilibrio è sempre un punto interrogativo. Venendo da un anno che è già sbilanciato, dalla parte dei ribassisti, questo potrebbe essere appunto foriero di un nuovo precipizio. Gianluca, sebbene la crisi rimanga chiaramente molto severa, adesso sembra di essere in un periodo, in giorni forse, diciamo meno, no, meno con una tensione, diciamo, leggermente minore. Dunque c'è qualcosa che cova sotto. Come ti spieghi che la cosa sta come dici, come che siamo su Proprio questo come precipizio? hai dato proprio la definizione perfetta, sta covando, è qualcosa che è latente, nel senso che, come ti avevo già detto in un'altra circostanza, normalmente le reazioni dei mercati per essere attendibili e dare degli sviluppi di prospettiva devono essere immediate e decise e convinte. Purtroppo in questa fase, pur essendoci sia a livello di singoli paesi, Italia in testa, sia a livello di Banca Centrale Europea con questo nuovo fondo, sia a livello complessivo, un po' di tutti i paesi dell'area euro, una serie di interventi singoli e combinati che vanno a toccare un po' tutti i tasti dolenti, ugualmente questa spinta stabile a riportare il denaro sui mercati, sia nel comparto azionario, ma ancora di più mi preoccupa l'obbligazionario. Non si vede, si vede un andamento incerto, zoppicante, con continui ripensamenti, e questo facilita l'emergere di nuove pressioni speculative al ribasso, sia sul fronte obbligazionario che sul fronte azionario. Essendo chi di dovere a questo punto disarmato, ecco che diventa lo scenario particolarmente allarmante. Vorrei passarti adesso, vediamo quante riusciamo a farne. L'intenzione è di passarti tre domande, Gianluca. La prima arriva da Paolo Alberetti e dice: ciao a tutti, grazie per l'informazione, grazie mille Paolo. Perché si parla sempre di titoli di Stato quando si parla della crisi dell'euro?
perché non si correlano i dati con la valuta euro, chiede Paolo. Ma forse è uno dei rari casi in cui l'informazione, che a parte vloganza, nella maggior parte dei casi non è assolutamente attendibile, riesce a dare in modo subliminale tra le righe un'informazione corretta. L'attacco in realtà non è alla valuta euro, anche se alla fine di questo percorso potrebbe essere proprio l'euro a disintegrarsi o comunque ad avere una mutazione genetica strutturale. L'attacco è evidentemente alla politica europea, all'area euro inteso come agglomerato politico, perché in una situazione ben diversa da questa, da un punto di vista della preminenza della criticità nell'area euro, quindi la criticità del 2008 era principalmente negli Stati Uniti con Lehman Brothers e con tutto il discorso dei subprime. L'euro era precipitato a livelli di cambio ben peggiori degli attuali. Quindi in questo momento l'attacco non è all'euro, è all'Europa nel suo insieme politico. Ed è per questo che appunto passa in secondo piano l'analisi sull'euro. Com'era quella dell'informazione che non l'ho capita bene, ero un po' contorta. Che volevi dire quella non la facciamo fatta? Com'era? Nel senso che parlando appunto di attacco all'euro in un momento in cui dal punto di vista valutario l'euro in realtà. No, no, questo era chiaro, dico, qui insomma noi qua a Vloganza cerchiamo di fare, come dire, la conformazione corretta, non avevi un'impressione diversa? No, no, anzi, al contrario, sto semplicemente dicendo che se uno si basa su buona parte dei telegiornali e una buona parte della carta stampata, molte cose non vengono spiegate come fanno, non dico io, ma tanti altri tuoi partecipanti a questi interventi su Vloganza, dove invece le cose vengono dette senza filtri e senza velature. Una di queste caratteristiche è quella di spiegare bene qual è la differenza tra una crisi valutaria e una crisi politica. Quindi appunto ripetiamo, noi la chiamiamo crisi del debito. È quella, gli stati hanno bisogno di finanziarsi, hanno bisogno di vendere debito, di vendere obbligazioni e adesso i compratori sono più scarsi. Quindi c'è il problema che non riescano a vendere questo debito che serve anche a rifinanziare il debito che hanno venduto prima, che adesso sta per scadere. Dunque, se non lo vendono, se il mercato dice c'è il rischio che voi poi alla fine non ci ripaghiate, dunque non ha più fiducia nell'emittente di debito, non lo compra, qua crea un problema. In soldoni la cosa è così, Gianni. Assolutamente così. Allora, passiamo alla seconda. È Giacomo Pintossi che vuole una rassicurazione. Dice: volevo sottoporvi la mia linea di investimenti per mettermi al sicuro dal prossimo inevitabile, dice, crack dello Stato italiano. 1. Obbligazioni sovrane norvegesi, svedesi e svizzere nelle valute locali, non euro. 2. Obbligazioni corporate, dunque obbligazioni di aziende. Dice di società solide, alimentari, energetiche, healthcare in dollari, healthcare è la sanità, farmaceutici. 4. Obbligazioni in dollari australiani e canadesi. 5. ETF in oro con valuta dollaro. Se però, dice, la mia banca fallisce, posso ritenermi al sicuro. Cosa ne pensate? Se la banca fallisce, i titoli sono in una custodia titoli, non credo che ci siano problemi. Detto questo, mi sembra veramente una persona competente e preparata. Ha i mezzi, gli strumenti per analizzare dall'interno le aziende sull'obbligazionario in dollari, va benissimo il corporate, altrimenti forse farebbe prima fidarsi dello Stato americano. Per quello che riguarda invece l'ultimo discorso, che cos'era l'ultimo pezzo del portafoglio? Scusa. Ah, ETF in oro, dice con ecco, sì, valuta mi dollaro. raccomando, io il mio consiglio è quello di preferire gli ETC in oro fisico a quelli strutturati. Quindi obbligazioni, fondamentalmente obbligazioni in valuta straniera, in dollari australiani, canadesi e americani è la scelta. Sì, una diversificazione anche più ampia forse ci sta, ma comunque su un singolo portafoglio direi che è già un ottimo punto di partenza. Invece
Dice Giacomo, parte dicendo appunto il crack dello Stato italiano è inevitabile. È inevitabile, Gianluca. Sul fatto che sia inevitabile, non lo so perché, sai, bene o male, le leve di cominciare a stampare moneta esisterebbero anche in Europa, no? Quindi non è detto che sia poi così inevitabile. Sono forse più improbabili le sorti dell'euro da questo punto di vista. Della Allora, ti passo anche l'ultimo. definizione attuale, Prego, aspetta. nel senso che molti parlano di dissoluzione dell'euro come inevitabile, fenomeno e conseguenza. Si dissolve, ognuno torna alle sue valute. Potrebbe esserci anche una segmentazione dell'euro, o potrebbe esserci anche un euro che elimina alcuni vagoni di coda e riparte con alcuni paesi e basta. Gli scenari sono molteplici. Prefigurare adesso quello che potrà accadere è molto difficile, anche perché, come ho già detto un'altra volta, l'elemento più incerto di tutti i nostri studi statistici su quello che sta accadendo è il tempo. Ti passo anche la terza, dice complimenti a Braguzzi, ma dopo questo video sono sempre più spaventato. È stata aspettata un po' perché il video a cui si riferisce è bisogna veramente sperare e pregare. Dice una domanda forse scontata e banale, ma che è una domandona alla resa dei conti di Gianluca. Ma che ripercussioni avrà la fine dell'euro sull'America? E invece per gli italiani questo che cosa potrebbe significare? Sull'America lo stiamo vedendo in questo momento, con una situazione che vede lo sfaldamento delle economie di numerosi paesi dell'area euro, il cambio euro-dollaro, che dovrebbe, sulla scorta di questa semplice considerazione macro di debolezza dei paesi componenti, veleggiare verso la parità, è ancora assestato sopra 1,30. Quindi questo dà l'idea di come gli americani siano dei grandissimi tifosi dell'euro, perché altrimenti perderebbero un loro grande mercato. Viceversa, invece, per gli italiani questo scenario prefigurerebbe una perdita di potere d'acquisto, soprattutto sui prodotti estero vestiti, di penso un 40-60%. Forse ricominceremo a consumare di più prodotti italiani e fare le vacanze sulle nostre splendide coste invece che andare costantemente all'estero, Io vorrei con la sì. nostra cara lira. Scusa, prego, non intendevo interrompere. Vai, Gianluca. No, no, con la nostra cara vecchia lira che magari sarebbe svalutata a livello internazionale, ma che a livello interno ci consentirebbe comunque un discreto passaggio indolore in termini di potere d'acquisto finito il periodo iniziale di assestamento. Il problema vero sarà invece la valutazione dei patrimoni a livello globale. Ecco perché l'investimento di cui si parlava prima in valute è assolutamente un'idea molto sensata. Dicevo, io vorrei insistere su questo fatto che non è che l'euro dice muore domani, eh. Insomma, non è che siamo ancora a questi punti. Prima di trovarsi a una situazione del genere, ancora dovremo passare eventualmente attraverso molti labirinti, ma non è in questione al momento l'esistenza dell'euro. Insomma, l'euro si vuol farlo esistere ancora. Gli sforzi sono puntati proprio a risolvere ancora problemi prima. Non è che, insomma, siamo qua con l'euro in fin di vita. Assolutamente, l'abbiamo detto, l'elemento tempo è molto molto incerto, la dinamica è in quella direzione, ma si può parlare anche di un decennio, quindi non si può stare a fare questi ragionamenti come se potessero gli eventi precipitare da un momento all'altro. La situazione è molto complessa, non si può escludere delle accelerazioni ai fenomeni perché i correttivi che stanno in questo momento venendo utilizzati non sembrano avere le adeguate risposte dei mercati e quindi questo è sempre un elemento destabilizzante nelle valutazioni delle prospettive. Certo, dunque erano, come dire, esclusivamente, no, domande che sono arrivate e che passo, ma che appunto tendiamo a sottolineare con forza che la fine dell'euro, il crack, il terremoto finale, insomma, ancora non c'è. Ci sono le condizioni per cui possa arrivare, ma. Concordo con quello che hai appena detto. Benissimo, allora aspetta un attimo. Ci mettiamo così, così
così facciamo vedere anche i nomi, concludiamo in maniera ufficiale. Gianluca Braguzzi. Grazie mille Gianluca per Ciao, buona essere stato serata. insieme a Uloganza anche oggi e a voi per averci seguito. Arrivederci.